davvero in tantissime, di questo siamo davvero fieri e vi ringraziamo, perché tutto ciò ci dà l'entusiasmo di proseguire su questi binari, i binari nel raccontare le legalità alle volte violate. Questa inquietante vicenda merita però una premessa. Vi ricordate delle scorse due puntate di Pinocchio e il Carabiniere? O forse no, patrocinio fedele di un avvocato del foro di Catania, e che questo avvocato, tra l'altro, a tutt'oggi è anche il presidente di Riscossione Sicilia, nominato dal governatore Rosario Crocetta, che addirittura, oltre ad avergli assegnato diversi incarichi, lo voleva ardentemente come suo assessore. E nonostante il presidente Rosario Crocetta intrattenga rapporti conviviali con i carabinieri in pensione, il prode avvocato professore di diritto penale Antonio Fiumefreddo è comunque lui sta lì a ricoprire quell'importante ruolo, nonostante abbia seriamente raggirato, come vi abbiamo dimostrato nelle due precedenti puntate. Un'altra gatta da pelare per Antonio Fiumefreddo, presidente di Riscossione Sicilia. Valutando le dichiarazioni di Antonio Fiumefreddo, è che dopo la bocciatura all'ARS della norma sulla ricapitalizzazione di Riscossione Sicilia, presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, onorevole Giovanni Artizzone, lo ha querelato per aver diffamato un corpo politico. E a querela c'ha fici! Vera però! Non fasulla come quella che avrebbe dovuto presentare per suo cliente l'avvocato Salvatore Fabana. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Ma prima di iniziare, vogliamo riproporvi il punto da dove eravamo rimasti. Ascolterete che Fiumefreddo rassicura il proprio cliente sull'andamento del procedimento, arrivando addirittura a comunicargli che il 4 ottobre del 2011 si sarebbe celebrata un'udienza davanti al giudice. E poi ancora che il giudice stesso, dice l'avvocato Antonio Fiumefreddo, aveva capovolto il capo di accusa da mobbing a soldi. No, a ottobre, cosa si definisce ora ottobre? Che c'è? No, a ottobre si definisce la questione, la questione relativa allo stalking. È diventato stalking a tutti gli effetti. Per decidere il magistrato, no, no, quindi è passato dal mobbing allo stalking. E sarebbe il 4 ottobre? Perché lui, ho saputo che il 26 se ne va in ferie. No. Insomma, una vicenda stracolma di fesserie che il noto avvocato professor Antonio Fiumefreddo ebbe a propinare al suo cliente Salvatore Favara. E difatti, per questo Antonio Fiumefreddo è ancora sotto inchiesta per truffa, falso e infedele patrocinio. E siccome dopo tutti i minchiati che ci contava l'avvocato Fiumefreddo al suo cliente Favara, poi il carabiniere Salvatore Favara ci puntava al suo comandante, il luogotenente Gianfranco Cava, quello che aveva denunciato. Oimè, però il Favara viene inviato da autorità a visita psichiatrica. E poco ci voleva che ci mettevano ormai la camicia di forza. Quindi, presso l'infermeria presidiaria di Messina, subisce una visita psichiatrica, che ne verificherà però la piena idoneità. Alla fine di questa amara storia, però, l'avvocato Salvatore Favara, dal giorno alla notte, viene trasferito in un reparto a Messina. Ma come in una qualsiasi partita di calcio, essa può essere vinta anche ai tempi supplementari. Ed è proprio in questo che il Favara spera. E ripartiamo da qui. E dopo un primo tempo di serrato attacco, si cambiano i giocatori. Ed in questo caso, dopo l'avvocato Gianfranco Di Destri, che per il suo cliente, il carabiniere Salvatore Favara, aveva svolto un eccellente ed apprezzabile lavoro, entra in campo un altro rampante ed impavido attaccante. L'avvocato Cristian Petrina. Ma l'ombra del reato di patrocinio infedele, prevista tra l'altro dal codice penale all'articolo 380, per lui, per l'avvocato Antonio Fiumefreddo, rimane sempre in agguato. Adesso vediamo i nuovi fatti che ricoprono. Ah,
interesse pubblico, B, rispetta il fondamento del diritto di cronaca, e C, perché racconteremo fatti che sono realmente accaduti e che sono di interesse per la società. All'interno di una cornice espressiva che comunque è rispettosa dell'altrui reputazione e che è contemplata dall'articolo 21 della Costituzione italiana. Ma vorrei ricordare a qualcuno che sempre in tema di libertà del pensiero c'è l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 10 dicembre del 1948. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione e di opinione, compreso il diritto di non essere molestato per la propria opinione. È quello di ricercare e ricevere, diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Così tanto per essere chiari. Oh, l'ultima volta che ho detto tanto per essere chiari mi prelano. Nonostante tutto ciò patito dall'appuntato scelto dei carabinieri Salvatore Favara, che nel frattempo in un batte di ciglia è stato trasferito in un reparto a Messina, bene, adesso con documenti alla mano, con registrazione audio e poi con nuove denunce e con l'imminente arrivo di interpellanze parlamentari, a richiesta scritta ai ministri competenti, tutto ciò pare avviarsi a una tempesta perfetta. Seguiteci con attenzione. In data 14 aprile del 2012, il maggiore dei carabinieri Fabio De Rosa, diretto superiore dell'appuntato Salvatore Favara e comandante della compagnia carabinieri 10 Reale in provincia di Catania, scrisse ai propri superiori gerarchici, a comando legione carabinieri Messina, al colonnello La Gala, a quel tempo comandante del comando provinciale di Catania, al comandante della stazione 10 Castello e luogotenente Gianfranco Cava e all'infermeria presidiaria di Messina, rapportando sul proprio subordinato, l'appuntato Cedro Salvatore Favara, quanto segue. E in data 13 aprile 2012, il signor comandante provinciale di Catania convocava a rapporto l'appuntato scelto Salvatore Favara per rappresentare che lo scrivente, lui, il maggiore De Rosa, in qualità di comandante della compagnia e pertanto ufficiale diretto, avrebbe notificato il provvedimento di trasferimento d'autorità emesso dal comandante della Legione Sicilia per incompatibilità ambientale emersa nell'attuale sede di servizio. Nel corso del colloquio, scrive il maggiore De Rosa, il comandante provinciale, il colonnello Giuseppe La Gala, esponeva i motivi alla base della decisione. Dopo pochi minuti, il militare iniziava a manifestare evidenti segni di insofferenza e di alterazione dell'umore. Però pare che ciò non risulti a verità, perché l'appuntato Favara ebbe quella reazione su cui si fonda la questione. In un altro momento, dopo che il Favara ormai con l'amaro in bocca aveva ascoltato già il colonnello La Gala che gli aveva comunicato il suo trasferimento, quindi dopo, compreso? Solo dopo, quando uscito dalla stanza del suo superiore ebbe a comunicare che si trattava di un trasferimento ingiusto ed altro. Ma mentre è entrato all'interno della segreteria del comandante provinciale La Gala per tirare appunto la propria arma d'ordinanza individuale che aveva depositato prima presso quell'ufficio, è lì che Favara si incazza. Perché lì, in quel preciso momento, quando inaspettatamente gli fu negata la restituzione della propria arma individuale, lì l'appuntato scelto Salvatore Favara ebbe la sua reazione e si tolse la giacca dell'uniforme. Non certo per disprezzo, però. Forse un gesto di stizza, un segno di irritazione improvvisa e momentanea, per voler dimostrare che magari privandosi della propria arma o anche della propria giacca, lui carabiniere restava lo stesso e gli alamari da carabiniere li porta come marchiati sul proprio corpo. E queste sono le prove inconfutabili di quanto è accaduto. Quella mattina, all'interno del comando provinciale dei carabinieri di Catania, forse qualcuno non aveva ben valutato che quello che era stato prestabilito, e se era stato prestabilito verso l'appuntato scelto Salvatore Favara, poteva portare all'esasperazione, alla collera, anche il più santo degli uomini. E su un punto noi eccediamo, il trasferimento a Messina, troppo lontano. Ma il fatto di
di non restituire l'arma alla fine del rapporto con i superiori gerarchici, mandò in bestia l'uomo prima che il militare. E ci chiediamo che cosa temevano i superiori diretti dell'appuntato Salvatore Favara. Si sarebbe messo a fare il tiro a piccione contro di loro? A fare una strage di ufficiali? Ma noi confermiamo che così non è e non poteva mai essere, perché il Favara è uno che con la testa c'è sempre stato. E lo dicono gli accertamenti medici, quelli veri però. Qualsiasi carabiniere dinanzi a fatti come questi, come quello dell'appuntato Favara, va tutelato. E non forse trasferato. Ma noi dell'indiscreto riteniamo che forse le gerarchie del comando generale dell'arma questa vicenda la conoscono a metà. Ci stiamo pensando noi, con una o più interrogazioni parlamentari. Perché noi cittadini italiani abbiamo un rigoroso rispetto verso coloro che difendono le istituzioni e le nostre famiglie. Ce lo abbiamo un po' meno per quei carabinieri, pochi ci auguriamo, che credono di gestire l'arma a proprio piacimento. Ma un dato è certo. Perché pare che le umiliazioni e le violenze morali e fisiche, e vi faremo vedere appresso quali, perché giustificherebbero il suo temporaneo rancore, già che è quasi istigato a manifestarlo. L'appuntato Salvatore Favara, che da ormai circa un anno aspetta ancora la decisione del GUP. E allora stiamo ancora aspettando. Una cosa vogliamo dirla, che il carabiniere non comprendeva la ragione del provvedimento che a parer suo sarebbe scaturito da un ingiusto accanimento. E certo, diciamo noi, dopo quello che aveva subito dal proprio avvocato di sfiducia, che aveva scritto addirittura al colonnello La Gala rivelando argomenti che dovevano rimanere un segreto professionale. E poi ci si mettono anche i propri comandanti. Favara poteva o no incavolarsi un po'? D'accordo che si poteva incavolare, alzate della mano. Ecco, grazie, avete visto? Ci si poteva incazzare. Proseguendo, sempre per voce del maggiore De Rosa, tenuto conto della situazione, tentavano di tranquillizzarlo facendogli comprendere che il provvedimento era volto a far riacquistare quella serenità venuta meno negli ultimi mesi. Ah, per rimedio! È tutto questo quello che avete saputo fare, colonnello La Gala e maggiore De Rosa? Noi crediamo che forse il generale comandante della legione non sappia tutta la verità. Ma solo una parte, perché un resto ora ci puntavano altri. Comunque vogliamo comunicare al precedentissimo comandante della legione Carabinieri che l'avvocato Antonio Fiumefreddo, nonché direttore di riscossione in Sicilia, vi ha chiesto di saldare il vostro debito, che ammonta circa oltre 2.600.000 euro circa. A bello amico! E così continua la lettera del maggiore De Rosa. Nonostante tutto ciò, l'appuntato scelto Favara andava in escandescenza, uscendo dall'ufficio con animo fortemente alterato. Pochi secondi dopo, nel corridoio del comando provinciale, iniziava ad urlare e ad avere una crisi di pianto. E certo, diciamo noi, qualsiasi carabiniere in queste precise condizioni, vedendosi forse abbandonato e non protetto dalla sua stessa famiglia, i carabinieri, a cui noi, lo ribadiamo, manifestiamo il massimo rispetto, avrebbe reagito con uno scontato, naturale, istantaneo, atto di collera. Cosicché l'appuntato si svestiva della giacca dell'uniforme e la situazione venutasi a creare richiamava numerosi militari in servizio all'ufficio del comando provinciale che tentavano di riportarlo alla calma. Scrive il maggiore De Rosa: ma noi con la moglie dell'appuntato Favara e i suoi avvocati ci abbiamo già parlato e noi abbiamo compreso che quel preciso gesto, quello di togliersi la giacca dell'uniforme, non voleva essere assolutamente un segno di disprezzo per ciò che rappresenta proprio quell'indumento. Ma questo l'abbiamo spiegato già in precedenza e noi all'appuntato Salvatore Favara ci crediamo. Invece per tutto il resto e per come vi stiamo per raccontare in assoluta esclusiva per il discreto, ci crediamo un po' meno.